Ciao, sono Ezio Rocchi e oggi sono nella cucina di Giallo Zafferano per presentarvi la mia focaccia dolce. Andiamo a inserire la farina Manitoba, perché poi metteremo dei grassi e quindi ci vorrà una farina di forza. Lo zucchero, i liquidi, quindi l'acqua, il latte. Inseriamo il nostro gancio. Possiamo mettere anche il lievito e l'uovo. Prima velocità. Possiamo fermare anche la macchina e aiutarci con la marisa per ridurre i tempi di impasto, ma fermatela sempre. Occorrerà ancora qualche minuto perché l'impasto si solidifichi e inizia a entrare in blocco. Questo è un buon momento per staccare dal gancio il nostro impasto e aggiungere la nostra bacca di vaniglia e la nostra buccia di arancia. Riprendiamo in prima velocità. Una volta amalgamato e il glutine ha iniziato a formarsi veramente, aggiungiamo un po' di burro. Fermate sempre la macchina. Aggiungendo il burro si può inserire la seconda velocità. Prima di terminare il burro occorre mettere il sale. Fra le tante proprietà che ha il sale, una di queste è un addensante e quindi si mette in un determinato punto dell'impasto per far sì che l'impasto riacquisti una certa consistenza. E finiremo col burro. Il nostro impasto è pronto. Controlliamo la formazione del glutine, come vedete non è formatissimo, ma anziché adoperare la forza motrice della macchina per formarlo, in questo caso formiamo il glutine attraverso il tempo, quindi copriremo la nostra pasta per 10 minuti e la lasciamo riposare. Togliamo la pellicola, andiamo a vedere il nostro glutine se si è formato. Guardate che bello, cerchiamo di dargli una piega a 3. Lo rigirate, lo avvolgete leggermente e voilà. La riga sotto e lo appoggiamo nella ciotola che abbiamo unto leggermente e lo copriamo con la pellicola e lo lasciamo riposare ancora un'ora. Il nostro impasto è lievitato, come si vede ha formato anche il gas che ha fatto alzare la pellicola. Non facciamo altro che toglierla, spolverare il banco e adagiare il nostro impasto e voilà. Spolveratelo bene anche sopra. Con le mani adesso cercate di formare un rettangolo e poi si stende con il mattarello. Girate anche in questa direzione, molto leggermente perché l'impasto è veramente morbido. Ora ungiamo la teglia con circa 30-40 grammi di olio extravergine di oliva. Allargate con le mani, fate attenzione a non andare negli angoli. Adesso cercate di appoggiarla e stirarla al 100% della teglia. Se negli angoli vi tornerà indietro, non preoccupatevi, è solo fresca, aspettate ancora qualche minuto, ripetete l'operazione finché non starà bene appoggiata nei bordi. Ora ricopriamo con la pellicola. Ricordatevi sempre di coprire perché l'aria è il nemico numero uno dei nostri lievitati. E la facciamo riposare ancora un'ora. Togliamo la nostra pellicola. Andiamo a spolverare leggermente perché come la ligure ci aiuterà a far mantenere il buco. Indice medio anulare, il palmo rivolto verso il basso. Andiamo a stampare le nostre dita, quindi arrivate quasi in fondo e l'ultimo pezzo vi girate, andate in questa direzione. 100 grammi di acqua al centro. Oscilliamo la teglia e facciamo andare l'acqua nei buchi. A questo punto non serve coprirla, ma serve farla lievitare ancora un'ora o un'ora e mezza a seconda dell'altezza che si vuole far raggiungere la nostra focaccia. Bene, la nostra focaccia è lievitata, adesso la inforniamo con il forno preriscaldato a 190 gradi per circa 20-25 minuti, se possibile nella parte bassa. Ecco qui la nostra focaccia, guardate che bella. Sono sempre un po' orgoglioso delle mie cose, dovrete essere anche voi. Andiamo a bagnare il pennello, spennelliamo la nostra focaccia, la inumidiamo per bene. Dopodiché prendiamo lo zucchero e iniziamo a zuccherarla a nostro piacimento e se c'è del zucchero in eccesso non facciamo altro che colpirla
non sempre ciò che è bello è buono, ma in questo caso spettacolo.